Un imprenditore agli arresti domiciliari, 18 indagati, sequestrati beni per 40 milioni di euro, sono i numeri dell'operazione Amorzigna della Guardia di Finanza di Salerno. Direttiva sui rifiuti in Campania, maxi multa all'Italia. Sede comunale insicura ad Angri, aggredito un dipendente, allarme sicurezza. Canale San Tommaso a Scafati, dopo gli esposti e le petizioni, il Comune scrive all'Arcadis. Lavori di riqualificazione delle frazioni di Piazzolla e Polvica, arriva il ricorso, discussione nel merito il prossimo 18 novembre. Questi i nostri titoli, adesso la pubblicità. Vivere una favola, spesso, è più semplice di quanto sembra. Villa Minieri, all'esterno, 30.000 metri quadri di splendidi e curati giardini all'italiana. Sullo sfondo, la piscina crea un mood romantico e particolare. All'interno, le sale accoglienti e curate. E per le tue feste di compleanno, la discoteca, musica, luci e colori, per serate all'insegna del divertimento. Un giorno, un evento, il vostro. Anola, villaminieri.it. Ben trovati dalla nostra informazione. Associazione per delinquere, fittizie intestazioni di beni, emissione di fatture per operazioni inesistenti, tentata truffa aggravata. Queste le accuse a vario titolo mosse nei confronti di 19 indagati, tra i quali uno posto agli arresti domiciliari. L'ordinanza è stata seguita dai militari della Guardia di Finanza di Salerno. Il servizio. 19 indagati, uno dei quali posto agli arresti domiciliari, oltre 40 milioni di beni sequestrati. Questi numeri dell'operazione denominata Amorzigna, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno ed eseguita dai finanzieri del Comando Provinciale Salernitano. L'accusa a vario titolo è di associazione per delinquere, intestazione fittizia di beni, tentata truffa aggravata ed emissioni di fatture false. Il provvedimento emesso dal GIP sarebbe basato su approfondite indagini che avrebbero consentito di ricostruire il complesso intreccio di interessi economici e societari riconducibili alla famiglia Meluzio. Nel corso degli anni avrebbero fatto ricorso a fittizie intestazioni di beni a favore di prestanome, consapevoli e compiacenti, legati da vincoli di parentela, assicurandosi anche la riacquisizione di attività sottratte dalla normativa antimafia attraverso una complessa catena gerarchica che sarebbe stata alla base dell'associazione per delinquere. Oltre al provvedimento cautelare, la Procura ha disposto il sequestro d'urgenza di 11 complessi aziendali, 25 quote societarie, 6 tra immobili e terreni, 5 veicoli di grossa e media cilindrata e 2 grosse imbarcazioni da diporto. Disposto anche il sequestro di numerosi rapporti bancari presenti in più di 40 istituti di credito. Un sit-in con 16 croci bianche si è svolto questa mattina davanti all'ex carcere borbonico per iniziativa dei familiari delle 40 vittime dell'incidente avvenuto il 31 luglio del 2013 sull'autostrada A16 nei pressi di Avellino, dove un bus turistico precipitò in una scarpata. Nell'ex carcere borbonico era in corso l'udienza preliminare nei confronti di 15 imputati. Inesatta applicazione della direttiva sui rifiuti in Campania e maxi multa all'Italia. 20 milioni di euro più una penalità da 120 mila euro al giorno per la nostra nazione. Ovviamente protesta ed è stata una decisione che è stata presa dalla Corte di Giustizia Europea. Gianni Amodeo. 20 milioni di euro è la consistenza della multa inflitta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nei confronti del Governo nazionale per il mancato adeguamento alle norme comunitarie per il sistema di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani in Campania. Il provvedimento contempla anche la maggiorazione di 120.000 euro per ogni giorno di mancata osservanza delle regole comunitarie nel trattamento dei rifiuti, maggiorazione che diventa esecutiva a far data proprio dal giorno della sentenza. È una sanzione pesante quella pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che non arriva però a sorpresa. In realtà la stessa Corte di Giustizia aveva già condannato la Campania nel 2010 in ordine all'ultradecennale condizione emergenziale consumatasi sul territorio regionale e per le notevoli carenze dell'impiantistica funzionale alla differenziata.
La sentenza odierna è un pesante colpo per la Campania e per i suoi cittadini contribuenti, tenendo presente che la multa inflitta sarà pagata dalla Regione Campania secondo il principio di equità introdotto nelle disposizioni normative dal Governo nazionale lo scorso gennaio, principio per il quale ciascuna Regione deve rispondere delle proprie inadempienze. La multa di 20 milioni di euro con l'aggiunta della maggiorazione di 120 mila euro al giorno con cui la Corte di Giustizia ha sanzionato il caso Campania si inserisce nel quadro delle negatività per l'Italia nel settore rifiuti, quadro in cui spicca l'ammenda forfettaria stabilita lo scorso dicembre per le discariche illegali disseminate sui territori di varie regioni, ammenda che vale 40 milioni di euro. La Corte di Giustizia, nel sancire la multa odierna per il caso Campania, sollecita l'impegno del Governo a risolvere il problema dei 6 milioni di tonnellate di ecoballe di tal quale ancora da smaltire. E sul caso Campania si segnala l'intervento del Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, che assicura il pieno sostegno del Governo alla Regione Campania, che però deve attuare il piano già presentato a Bruxelles. Una sovrintendente della polizia penitenziaria in ospedale per aver inalato i fumi sprigionati da stracci e bombolette incendiate. Questo è il bilancio della violenta protesta scoppiata la scorsa notte nel carcere di Avellino a causa della mancanza d'acqua. A darne notizia sono state le organizzazioni sindacati della polizia. E dopo l'ennesimo episodio di aggressione nei confronti di alcuni dipendenti comunali, ritorna attuale la questione sicurezza al comune di Angri. La sede municipale è priva di un drappello di vigili urbani e non garantisce l'incolumità dei dipendenti. Una sede comunale divenuta insicura, senza un presidio dei vigili urbani, senza vigilanza, i dipendenti sono in balia della rabbia dei cittadini che entrano liberamente, raggiungono gli uffici interni e aggrediscono i dipendenti. L'ultimo episodio violento risale a martedì pomeriggio. Due uomini sarebbero entrati nell'ufficio elettorale e aggredito fisicamente un funzionario, colpito al basso ventre e al fianco destro. Per evitare il peggio è intervenuto un usciere, che a sua volta è stato colpito ad un occhio. Un pomeriggio violento che poteva avere riscontri imprevisti per una situazione al limite per gli impiegati che chiedono maggiore tutela e il ripristino di un presidio armato di vigili urbani. È dal 2011 che persiste questo stato di insicurezza, da quando il comando vigili, ubicato nell'interrato della sede comunale, è stato trasferito in via Michelangelo Buonarroti. Troppo lontano e distante, con una presenza di vigili in piazza Crocifisso solo per il controllo del traffico durante il periodo delle assunzioni a tempo. Adesso gli impiegati sono preoccupati, chiedono garanzie al sindaco Ferraioli e la presenza dei vigili in pianta stabile presso il comune. Una situazione ad oggi che non potrebbe essere predisposta per la carenza di organico cronica che assilla da sempre la polizia locale angrese, ma che resterebbe una priorità da risolvere quando i tempi lo permetteranno. Un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito in maniera grave dopo essere caduto da un'altezza di 7 metri la scorsa notte a Mercato San Severino durante una festa con coetanei a casa di uno di loro. L'incidente, come hanno comunicato i carabinieri, è avvenuto intorno alle 2, secondo i primi accertamenti potrebbe essere stato causato dal cedimento strutturale di una tettoia. Il ragazzo è in prognosi riservata. Ed il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha aderito alla mobilitazione istituzionale di numerosi comuni e regioni, delle associazioni dei consumatori del comparto agroalimentare italiano contro la diffida dell'Unione Europea che obbliga l'Italia ad eliminare il divieto di detenzione e di utilizzo di latte in polvere per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari. Vanno tutelati, ha detto De Luca, i diritti dei consumatori, il patrimonio di competenze degli addetti al comparto, la qualità della materia prima. La Regione Campania è pronta a fare la sua parte in ogni sede istituzionale. E continuano le proteste degli abitanti del rione Cappelle a Scafati e di via Salice per i miasmi emanati dal canale San Tommaso. Una situazione divenuta insostenibile e dopo l'esposto in procura il comune scrive all'Arcadis. Canale San Tommaso a Scafati, in pratica un collettore fognario a cielo aperto che trasporta le acque reflue da Angri fino alla confluenza di Mariconda per poi riversarsi nel Sarno.
Un problema conosciuto che continua ad essere il problema di sempre, che condiziona la vita degli abitanti di via Salice e di via Contrada Cappella. Da anni lotta contro la sordità delle istituzioni e nulla hanno prodotto petizioni esposte. Nell'ultimo paese, dopo un apparente periodo di attesa istituzionale e dopo il cambio di colore alla guida regionale, la macchina della protesta si è rimessa in moto e la diplomazia ha lasciato il posto all'azione diretta e unilaterale, riportando al centro degli interessi i cittadini, vittime dell'inquinamento e dell'incuria, recuperando le azioni prodotte qualche anno fa. L'amministrazione comunale di Scafati e i referenti del comitato, dopo l'esposto in procura, accompagnato da 1250 firme, hanno voluto riprendere la lotta chiedendo l'aiuto della magistratura per risolvere un problema sociale che toglie il sonno, avvelena il respiro e rende impossibili le giornate con il caldo eccessivo di questi giorni che esaspera e deprime. Cercare di punire chi avvelena le acque del canale, scoprire gli scarichi illegali, ma alla repressione bisogna anche attivare il processo di disinquinamento attraverso il completamento del collettore sub-1 per consentire il convogliamento dei reflui al depuratore. E qui entra in campo l'Arcadis, coinvolta direttamente dall'amministrazione scafatese, per dare massima priorità alle attività amministrative per il definitivo superamento delle criticità ambientali esistenti sul canale San Tommaso. La ripresa del progetto esecutivo e la comunicazione di un cronoprogramma potrebbe dare un periodo di riferimento ai cittadini sulla ripresa dei lavori e sulla loro durata. Sono nate nella scorsa primavera ed ora sono quasi pronte a prendere definitivamente il volo. Si tratta di 4 cicogne che hanno visto la luce su un traliccio dell'Enel a Sala Consilina. Che le cicogne scelgano di riprodursi in quest'angolo del Vallo di Diano non è affatto una novità. Secondo i dati raccolti dai volontari dell'Associazione di Tutela Ambientale ATAPS di Sala Consilina, sono circa una 60 gli esemplari che hanno spiccato il volo dal traliccio dal 1996 ad oggi. E sui lavori di riqualificazione urbana ed ambientale delle frazioni di Polvica e Piazzolla pesa il ricorso presentato al TAR dalla Tecnico Scavi SRL contro il Provveditorato per le Opere Pubbliche, la ICOP SRL ed il Comune di Nola. La prima sezione del TAR ha disposto che la discussione nel merito andrà fatta il prossimo 18 novembre. Nel ricorso con cui la Tecnoscavi chiede l'annullamento del decreto di aggiudicazione alla ICOP sono proposte articolate censure per le quali il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione prima, ha fissato la celebrazione dell'udienza pubblica per il giudizio di merito il 18 novembre prossimo. Il programma dei lavori da realizzare è finanziato dalla Regione Campania con le risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2007-2013. È un programma che permetterà di risolvere le annose criticità in cui versano Polvica e Piazzolla per la mancanza di una rete fognaria efficiente e strutturata adeguatamente rispetto allo sviluppo urbanistico che si è generato in questi anni nelle due frazioni, la cui popolazione in complesso supera i 10.000 abitanti. Sarà l'anteprima nazionale di Ant-Man, nuovo capitolo cinematografico della Marvel, ad inaugurare la 45esima edizione del Gifoni Film Festival al via domani e fino al 26 luglio a Gifoni Vallepiana. I 3.600 giurati provenienti da circa 50 paesi vestiranno le consuete magliette pluricolorate. La cittadella del cinema è la prima location dove Ant-Man andrà in scena in Italia. Ebbene, con questa notizia è tutto, il nostro telegiornale finisce qui, grazie a tutti voi per averci seguito, arrivederci. Raffinati dettagli che arredano il tuo mondo. Tufano Arredamenti. Qualità, ricercatezza, stile, design per arredare i tuoi spazi. Dal classico al moderno, delle migliori case italiane. Da Tufano, qualità dei servizi, personale qualificato, consulenza personalizzata, trasporto e montaggio a regola d'arte, assistenza post vendita, fanno la differenza. Tufano Arredamenti, Piazzale Ferrovia, Saviano, www.tufanoarredamenti.it.